Io il mio servizio di Lourdes è sempre al refettorio, quasi tutti gli anni sono sempre stata al refettorio, perciò do da mangiare. Lourdes è un qualcosa che ognuno di noi dovrebbe provare una volta nella vita, rendersi conto cosa vuol dire stare con le persone meno fortunate di noi. E però vedere queste persone con la felicità, la gioia. Lourdes non è un posto di lacrime, pur con tanta disperazione, non è un luogo di disperazione, è un luogo di felicità, è un luogo di passione, è un luogo di amore, di tanto amore. E tu quando sei lì, nel momento in cui prendi quel treno, che parti, con queste persone che aspettano un anno intero per poter andare, per te è un momento di gioia interna. Io dico che sono una grande egoista perché mi nutro di loro, mi nutro per vivere tutto un anno. Perciò per me quando arriva il momento di Lourdes è proprio un andare a rinutrirmi di questo grande amore che dopo posso anche distribuire nell'arco dell'anno. Cioè, parecchio, lavo i piatti, l'anno scorso ho lavato più di 3600 piatti, però è il momento bello, un momento stupendo, perché in quel momento ti metti proprio a servizio di persone che possono avere delle difficoltà sia fisiche ma anche di sentimenti. Quando tu lavori al refettorio ti rendi conto che per loro quel momento lì è un momento anche importante, perché in quel momento lì fanno una cosa che per loro è abitudinaria, cioè mangiare. Perciò il fatto di servirli, il fatto di tagliargli una bistecca, per loro diventa proprio un momento del massimo del rilassamento. Loro si sentono coccolati. Anche in quel momento lì di semplice mangiare diventa per loro un momento di felicità, di allegria, di serenità.